Ok, bella a tutti ragazzi, io sono Gisius. E io sono Matthews, come supporto oggi. E come supporto? Sì, vabbè, ok. Allora, è venuto qui dalla Russia, pensate addirittura, per darmi supporto. E oggi vediamo come si scarica, come si fa a diventare Milano Star Force 3 in italiano. Perché tu mi state chiedendo, dove l'hai trovato in italiano? Allora ragazzi, non esiste in italiano. La Capcom ha fatto la stronza e ha deciso di farlo solo in inglese e in giapponese. Ma un eroe chiamato Gianni Morandi è riuscito a esaudire il nostro piccolo desiderio. Sì, vai Gianni Morandi, vieni. Questa cosa qua dovremmo tagliarla. Io in questo video potete trovare naturalmente tutti i link per il download del gioco, della patch e scaricare una ROM senza avere il gioco originale come ce l'ho io. Se me lo metto a fuoco. Aspetta, ti do la cinghia. Era pessimo. Sì, lo so. Questo è la vostra Black Ace che viene dal USA. Sì. USA. Ok. Non è legale. Poi io non vi giudico, potete fare come voi. Intanto lo fanno tutti. Lo fanno tutti. Detto questo, vi lascio il link in descrizione di questa pagina che contiene di Mediafire, che contiene il download di un archivio che si chiama Star Force 3. Questo download contiene entrambi i giochi, entrambe le versioni, Red Joker e Black Ace. Ho di supporto Matthews per il semplice motivo che cercheremo di spiegarvi magari le differenze che ci sono tra i giochi, perché lui è stato il primo a provare, diciamo, la patch che ho fatto io. Che Gianni Morandi ha fatto apposta per noi. Quindi, allora, il primo che analizzeremo è il Black Ace, che è quello che sto giocando anch'io sul canale. Questa, come potete vedere, questa è la Finalized Noise. È figo. È figo, perfetto. La potete ottenere solo in Black Ace, quindi questa è esclusiva di Black Ace. Poi i gusti, non lo vedo. Questa invece è la Finalized Noise di Red Joker. Cosa vuol dire? Che è figo pure questo? Meno. Anche a me francamente piace di più Black Ace rispetto a Red Joker. Poi non ci sono niente, nessuno, però va bene. Ok, questa è la prima impressione, proprio la copertina del gioco, diciamo. Cosa vi dà di boh. Per convincervi ancora, qua abbiamo una lista dei noise changes, che sarebbero i cambi rumore. Nota, tutti i cambi rumore che ci sono qua si possono ottenere in entrambe le versioni, solo che i primi 5 appaiono più frequentemente in Black Ace e i secondi appaiono più frequentemente in Red Joker. Libra Noise, Corvus Noise, Cancer Noise, Genial Noise e Uchuka Noise appaiono più frequentemente in Black Ace. I secondi invece, che sono Cygnus Noise, Taurus Noise, Virgo Noise, Crone Noise, Wolf Noise, appaiono più frequentemente in Red Joker. Le ultime sono le Finalized o le Secret Noise Black Ace, che è esclusivo stavolta sì di Black Ace, e Red Joker, che è esclusivo appunto di Red Joker. L'ultimissima noise che andremo ad analizzare è la Rogue Noise, che è basata su Rogue naturalmente. So benissimo che si dice Rouge, è bassissimo comunque il livello di trovarla. Io l'ho trovata una volta, ma poi l'ho tolta perché siamo diventati brother io e lui sul gioco, quindi non puoi avere brother in campo. Poi con i trucchi ovviamente, poi. Trucchi ovviamente. Analizzate le caratteristiche principali dei due giochi, downloadiamo il pacchetto. Io non lo faccio perché l'ho già scaricato. Per aprire l'archivio avrete bisogno naturalmente di WinRAR. Vi lascio in descrizione il download di Softonic di WinRAR. È una prova ragazzi, non è naturalmente la versione completa. La dovete pagare se volete la versione completa. Non dico l'altro modo, va bene, no, per ottenerla. Occhio nell'installazione, perché Softonic di solito mette dentro l'inserimento di pagine predefinite per internet e cose varie che potrebbero fregarvi e mettervi qualche virus sul computer, quindi state un attimo attenti magari, no? Selezionare spunti. Ok, adesso entriamo nel vivo però del tutorial. Vi lascio in descrizione anche questa pagina, quindi praticamente le patch che sono state fatte fino adesso da questo sito. Scorrete un po' la pagina e troverete anche Milano Star Force 3 Black Ace e Red Joker. Come vedete, la traduzione da italiano in inglese è stata completata. I dialoghi è tutto al 100%, quindi per downloadare la patch dovete cliccare qua. Io non lo faccio perché appunto l'ho già scaricato, dove vi faccio vedere come applicare la patch. Allora, il primo archivio che mi ha scaricato è stato questo, che è quello che contiene le due versioni del gioco. Come fate a capire qual è una versione e qual è l'altra? Una c'è scritta Red Joker e l'altra Black Ace. Allora,
mettiamo che a voi interessi scaricare Black Ace, facciamo così. Adesso abbiamo anche l'altro archivio, che è quello che contiene la patch, che si chiama MMSF3, che sarà il Mega Star Force 3 ITA versione 2, perché la patch probabilmente l'hanno aggiornata, ha modificato qualcosa e quindi è diventato una versione 2. Una cosa che nessuno fa mai, leggere e leggere, sono abbastanza importanti invece, cioè come applicare la patch. Il primo passo è scoprire l'RAR in una directory, cioè cliccate su qua, cliccate qua, fate estrai in, estraiamo tutto, abbiamo la cartella adesso, possiamo continuare a leggere e leggere. Copiare la ROM del gioco nella medesima directory. Ok, perfetto, quindi dobbiamo prendere questa e spostarla qua, in questa directory. Aprite il programma Delta Patcher Lite X. Esempio. Premete il pulsante apri dove c'è scritto file originale, selezionate il gioco. Apri e selezionate il gioco. Adesso, è ovvio però che lo leggo, premete il pulsante apri dove c'è scritto patch X Delta e selezionate la patch adatta al vostro gioco. B Ace se avete la versione Black Ace, mentre R Joker se avete quella di Red Joker. Abbastanza intuitivo. Adesso selezioniamo B Ace, in questo caso perché abbiamo Black Ace. Allora, a questo punto potete conservare il file originale se volete, cioè verrà creato un altro file con la traduzione in italiano, oppure non conservarlo e modificare direttamente il file NDS che avete presente lì. Non preoccupatevi perché una copia tanto ce l'avete nell'archivio, non c'è nessun problema. Cioè, applica patch, applicazione in corso, patch applicata con successo. Ok, perfetto. Adesso possiamo anche chiudere qua. Giocaci sul tuo DS, fai sempre una copia di backup. Apro il mio emulatore e vi faccio vedere che è completamente in italiano. Adesso probabilmente ho aperto la stessa versione, forse salteranno fuori i miei dati, cioè i miei no, invece è proprio nuovo, ok. Quindi ragazzi, questo qua è proprio nuova partita, vedete, c'è in italiano. E il sorellona è come lo in italiano, va bene, ok, basta. Come dimostrazione pratica può bastare. Ok, l'ultima cosa che voglio farvi vedere è se non avete magari un Nintendo DS Lite o un R4 per giocare sopra, perché potete benissimo metterla sulla R4 o sulla TCDS, dipende da quello che avete, e funziona benissimo. Vi posso consigliare un emulatore consiglio che si chiama WinDS Pro. Il sito è in spagnolo, ma è abbastanza intuibile. In spagnolo davvero? Yeah. Comunque, se cliccate sul link qua, vi porta nella pagina WinDS Pro Windows. Non so se esiste per Mac, francamente. C'è anche per Android, cioè, ragazzi, quindi se volete giocarci dal cellulare si può benissimo fare. Comunque voi cliccate qua, descaricare l'installador, cioè sicuramente scaricare l'installatore, dovete cliccare su WinDS Pro, descaricare WinDS Pro, che vi installerà anche le DirectX necessarie per l'avvio dell'emulatore, quindi per lo svolgimento del gioco. Ok, direi che questo tutorial può finire qua e ringrazio Lucio per proprio il supporto morale che mi ha dato in questo tutorial. La presenza, appunto. Quindi ragazzi, vi piace questo argomento, se vi piace iscrivetevi e vi ci vediamo nel prossimo video. Saluto. Ciao. Bella ragazzi. Ci sarà un pezzo da tagliare perché è uscito tipo, vuoi cambiare combinazione di colori Windows Basic da 7? Non cambiare. Cazzo ne so io. Come è uscito? Qua è stato. Questo è da tagliare. Questo è omicidio.